Ciao amici di Lose Calcio Napoli e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Loser e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo in questo nuovissimo video dove andremo ad approfondire una cosa molto importante e, come avete saputo dalla notizia mandata ieri sera durante la partita della Germania e Spagna, la RAI ci annuncia che il presidente Agnelli e tutti gli amministratori della Juventus Agnelli si sono dimessi insieme al presidente Agnelli. Cosa è successo? Allora, volevo solo dire che volevo condividere questa cosa con voi, dato che non è solo un canale che parla solo del Napoli. Volevo sapere cosa ne pensate voi di questa notizia. Comunque, come stavo dicendo prima, sia Agnelli che lo stesso Nedved si sono dimessi insieme al direttore Maurizio, che entrambi si sono dimessi nella giornata di ieri sera, durante la serata, scorsa sera di ieri. Il presidente Agnelli saluta così la Juventus e ringrazia i 12 anni che ha trascorso dirigendo la Juventus, e sono stati 12 anni molto intensi e anche alti e bassi, e devo dire che sono stato impressionato da questa notizia, cioè, anzi molto scioccato, perché non capivo all'inizio cosa è successo, ma da quello che ho dovuto capire in questi ultimi mesi, sì, la finanza stava indagando un po' sui falsi bilanci che faceva la Juventus, tra cui lo stesso Agnelli, tra cui si parlava anche che hanno preso Cristiano Ronaldo ai tempi la Juventus, quell'estate del 2017, 18, 19 penso, prese Cristiano Ronaldo e durante la trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla Juve, la finanza ha indicato questo trasferimento come falso bilancio e non hanno pagato con la somma richiesta per prendere Ronaldo. Poi sono stati indagati anche di altre cose, che ovviamente falsi bilanci in generale, e quindi raga, per questi ultimi mesi la finanza stava indagando molto accuratamente. Si pensava che avrebbero chiuso un occhio, ma invece sono passati moltissimi mesi, infatti giorni, che alla fine ieri sera la finanza denuncia Agnelli e i suoi e sono costretti a dimettersi, e hanno nominato il nuovo presidente, diciamo. Il nuovo presidente della Juve sarà a prendere il comando Gianluca Ferrero, presidente, ex presidente della Banca di Torino e anche amministratore delegato, scelto dalla famiglia Altani, che sarebbe la famiglia che controlla la Juventus. Ferrero è un grande scelto voluto dalla famiglia Altani, cioè i nipoti di Agnelli, i figli di Agnelli, hanno voluto quest'uomo perché ha un'intelligenza e per la sua intelligenza e per il suo grandissimo carattere, quindi è l'uomo giusto che subentrerà Andrea Agnelli. Adesso, in questi ultimi giorni, la famiglia Altani prenderà ovviamente la famiglia che adesso prende il controllo della Juventus, ovviamente, come è sempre stato, e dovrà decidere. Ci sarà un consiglio a gennaio dove si deciderà i nuovi amministri, i nuovi, i nuovi, dove si eleggerà il nuovo membro che andrà a affiancare al presidente Gianluca Ferrero. E voglio solo dire una cosa al mio riguardo. Infatti questa cosa, c'è falso bilancio, ma raga, ma la Juve è diventata la Juve, ma che hanno combinato sti quattro scemi al Nedved, Maurizio e Agnelli? Cioè, se descriverei proprio, in pratica Andrea Agnelli ha fatto la fine del padre e del nonno, in poche parole, ma stessa filosofia.
Ma se non ci riesco, no, io rimango basito, ragazzi. Ma come sarà questa Juve di Gianluca Ferrero, tifosi juventini? Fatemelo sapere qua cosa ne pensate. Come sarà strutturata? Io voglio vedere una cosa. Io devo dire che vediamo un po' come si comporterà questo Gianluca Ferrero. Io lo vedo, non lo conosco molto, non lo conosco, ma penso che sarà un grandissimo uomo. Che tenterà di far tornare la Juve campione. Mo dobbiamo solo aspettare, penso, il 12 gennaio, dove finirà anche il mondiale e eleggeranno il nuovo consiglio delegato. Farà questa riunione e si parla, ragazzi, di questo consiglio delegato, di un possibile ritorno di Del Piero in società. Ma infatti è solo una voce. Ma per me, ragazzi, potrebbe anche essere fattibile un ritorno di Del Piero alla Juve, perché Del Piero conosce molto bene la Juve, cioè è stata la sua principale squadra per tutta la sua carriera, quindi per me sarà l'uomo perfetto per tentare di riportare la Juve in alto. Sicuramente non vedremo quella faccia brutta di Nedved, ma... Ma vedremo meglio. Allora, come vi ho detto prima, sono questi. Allora, erano già indagati la finanza, Nebbia e Agnelli, per via di questi falsi bilanci che facevano, e con questa stavano diminuendo le casse della Juve, anche per i falsi trasferimenti, come ho detto prima. Quindi devo dire, allora, una società, allora, piena di dipendenti, ma ogni società deve avere un budget limitato, mica un budget infinito, illimitato. Tu compri un giocatore, per esempio, compri, non lo so, farvi un esempio, se tu Mbappé, che costa 199 milioni, 200, bello mio, se fosse stata una piccola società, bella Serie B, ciao ore. La Juve in Serie B, ma per fortuna la Juve non è una piccola società, ha dei fondi di riserva e mo sarà il compito dei nipoti di Agnelli, figli di Agnelli, Altani, che si occuperanno di gestire la Juve insieme a Gianluca Ferrero, ma dipende quali saranno i nuovi amministratori. Secondo me, raga, un bel ritorno di Del Piero e la Juve starebbe bene. E quindi potrebbe dare una mano a trovare nuovi innesti. Allora, e con questo video può anche finire qua. Come ho detto prima, vi ho fatto questo esempio di Mbappé. Se prendessero Mbappé, tuo fondo finanziario, in poche parole, se ne andrebbe a puttane. E quindi una società è questa, ragazzi. È formata da tanti dipendenti. Deve avere un budget limitato, non illimitato, se no, ciaone che ti indagano. Che cazzo di investimenti hanno fatto questi? Hanno accattato Amarone. Ah, Amarone l'altra hanno accattato. Hanno accattato sti quattro scemi. A Banca Torino. Sanno andati a fare già a Banca Torino. Tutto sto tema, Juve. Vabbè. Lasciamo stare. Quindi, da vostro grandissimo uso il cacciatore è tutto. Fatemi sapere voi, tifosi juventini, non cosa ne pensate di questo, dell'addio di Agnelli e tutti gli agnelli, e quindi da questo momento è tutto. Beh.